Vox Italiae ha scelto di definirsi come portatore di valori di destra e idee di sinistra, con l'obiettivo rivendicato e consapevole di sparigliare le carte rispetto all'ordine del discorso dominante, che è quello che vuole a tutti i costi imporre la divisione tra destra e sinistra. Io credo fermamente, l'ho teorizzato nei miei lavori, che destra e sinistra siano categorie politiche fondamentali dell'epoca moderna, a partire essenzialmente dalla Rivoluzione francese, ma che siano altresì categorie tramontate, divenute obsolete, quando? Essenzialmente quando viene meno la potenza dello Stato sovrano nazionale, che era il contenitore nei cui spazi aveva senso contrapporsi fra una destra e una sinistra, quando cioè si potevano fare politiche più sociali e si era allora di sinistra, o politiche più aperte alla competitività e al mercato, e allora si poteva essere più di destra. Venuta meno la sovranità degli stati nazionali, che io faccio principiare col 1989 in maniera nettissima, Berlino 1989 è la morte della sovranità degli stati nazionali, o più precisamente il cominciamento della disgregazione delle sovranità degli stati nazionali. Maastricht del 92, quando le macerie del muro di Berlino sono ancora fumanti. Bene, venuta meno la sovranità nazionale, viene meno anche la contrapposizione di destra e sinistra, perché destra e sinistra diventano due protesi ideologiche di manipolazione del consenso che si contendono il primato nella politica per andare a governare e eseguire le riforme che vengono imposte dalla Banca Centrale, dal Fondo Monetario Internazionale, cioè essenzialmente lottano fra loro per chi dovrà applicare ciò che decideranno sovranamente la Banca Centrale e il Fondo Monetario Internazionale. La situazione è, da un certo punto di vista, tragicomica, se, come ha scritto lo studioso francese Michéa, il vecchio totalitarismo conosceva il partito unico. L'odierno totalitarismo glamour dei mercati conosce una pluralità di partiti che sono in realtà tutti la copia l'uno dell'altro, del verbo liberista. Prova ne è il fatto che si può essere oggi liberisti di destra, liberisti di centro, liberisti di sinistra, ma non si può non essere liberisti. Chi non accetti il verbo liberista è perciò stesso estromesso dal dibattito pubblico. La mia tesi, in sintesi, è che oggi il capitalismo globale, finanziario, assoluto, che io ho proposto di definire il turbocapitalismo, è essenzialmente, al di là di destra e sinistra, o più precisamente è di destra nell'economia, di centro nella politica e di sinistra nella cultura. E vi spiego subito perché. È di destra nell'economia perché prevale su tutta la linea il dogma della privatizzazione, della competitività, delle nuove enclosures che privatizzano i beni pubblici. Privatizzazione in fondo significa saccheggio dei beni pubblici che vengono resi disponibili a pochi gruppi privati transnazionali. Il capitale poi è di centro nella politica perché spariscono le ali estreme e si genera una figura di una, potremmo dire, di un'alternanza senza alternativa tra un centrodestra e un centrosinistra perfettamente interscambiabili fra loro, ciò che culmina nella figura coniata dal giornalista Andrea Scanzi di Renzusconi, no? Che essenzialmente è l'emblema di questa interscambiabilità di un centrodestra e di un centrosinistra che apparentemente confliggono su tutto, ma che poi segretamente accettano i due cardini del nuovo ordine mondiale turbocapitalistico, che sono la sovranità esclusiva dei mercati apolidi e la subalternità del mondo intero all'americanizzazione del pianeta. E quindi spariscono le ali estreme, vige una sorta di estremismo di centro. In terzo luogo, il turbocapitalismo è culturalmente di sinistra, perché essenzialmente dal 68 in poi, come capì bene Pasolini, il potere non era più fascista e clericale, ma era un nuovo potere consumista ed edonista che non solo non si fondava più sulla Chiesa e sul fascismo, ma che anzi doveva metterli in congedo perché non aveva più bisogno di sudditi sottomessi, aveva bisogno di consumatori con libero godimento incorporato, liberalizzazione integrale dei consumi e dei costumi e un modo di esistenza profondamente gauchiste, dell'individuo anarchico ribelle che pensa di poter fare tutto in assenza di Dio, della morale, della legge e che in realtà ha una libertà coestensiva rispetto al suo valore di scambio. Cioè tutto gli è possibile a patto che possa permetterselo economicamente. Per questo oggi la cultura di sinistra nella sua
massima parte è un'apologetica del nuovo ordine mondiale turbo capitalistico. In sostanza abbiamo una destra finanziaria del denaro e una sinistra fucsia del costume. La destra finanziaria del denaro vuole il mondo ridotto a un unico mercato senza stati nazionali e confini, la sinistra fucsia del costume glorifica ciò dicendo che lo Stato nazionale è fascista, dicendo no border, dicendo libera circolazione, che per inciso è la summa del verbo mercantilista del capitale. La destra del denaro ancora vuole essenzialmente l'apertura integrale di porti, autostrade, frontiere, di modo che ci sia la libera circolazione delle merci e delle persone. La sinistra, anziché opporsi e far valere lo Stato nazionale e la frontiera non come argine, come barriera, ma come luogo del controllo e della regolamentazione, della valenza delle democrazie, si batte invece per la openness, per l'apertura di tutto, e così via. Ecco allora che occorre andare al di là di queste categorie, e noi abbiamo coniato questa formula di valori di destra e idee di sinistra. In sintesi potrebbe anche essere tradotta così: valori borghesi e idee socialiste, idee proletarie se preferite. Valori borghesi nel senso che ci identifichiamo appieno nei valori della modernità borghese, come la patria, l'idea di famiglia, l'idea di onore, e poi al tempo stesso ci identifichiamo appieno nei valori socialisti, nelle idee socialiste, come la difesa delle classi lavoratrici, il primato della comunità solidale rispetto agli automatismi anonimi del mercato. Ci identifichiamo appieno nella solidarietà e nell'idea di una comunità di individui liberi e uguali. Ecco quindi l'importanza di andare oltre queste vecchie categorie per provare a pensare qualcosa di nuovo, per produrre nuove sintesi. Ecco perché bisogna definirsi al di là di destra e sinistra, o se si preferisce insieme di destra e sinistra, operando una sorta di superamento hegeliano della destra e della sinistra, conservando e mantenendo e al tempo stesso liberandosi di ciò che era meno condivisibile, di quelle forze, ma valorizzando ciò che invece poteva avere un suo senso. Ecco allora l'importanza di questa operazione, che implica il fatto che naturalmente si sia perciò stesso inassimilabili rispetto all'ordine del discorso dominante. L'ordine del discorso dominante, invece, dicevo, è insieme di destra nell'economia e di sinistra nella cultura, con dei paradossi abbastanza interessanti se ci pensate. Uno dei più tragici è quello dei giovani che scendono in piazza a manifestare contro la famiglia quando sono impossibilitati a farsene una perché sono precari, disoccupati. O anche un altro paradosso dei nostri tempi, l'ho visto con i miei occhi a Milano: i giovani dei centri sociali che scendono in piazza urlando libera circolazione, cioè citando direttamente Soros, Rockefeller e Mario Monti. Questo è il paradosso. Io mi sono spinto a sostenere che larga parte dei centri sociali occupati andrebbero intitolati non a Marx e a Lenin, ma a Rockefeller e a Soros, che quello ormai è l'immaginario generale. Ecco allora il punto fondamentale. Rispetto a questo, mi preme solo dire una cosa, perché il concetto di nazione non è né di destra né di sinistra, intrinsecamente. Anzi, se facciamo la storia del concetto di nazione nella modernità, e anche la storia del concetto di Stato, sono due concetti diversi fra loro. Potremmo dire che la nazione è legata all'identità culturale di un popolo e ha nella sua stessa idea il nascere, è il proprio luogo di nascita culturale, spirituale e anche geografica. La nazione è l'identità di un popolo che si determina nella lingua, nell'appartenenza a una storia, a una comunità. Lo Stato è invece, potremmo dire, la forma in cui si istituzionalizza un potere politico territorialmente localizzato. Spesso le due cose coincidono e si ha allora lo Stato nazionale, non sempre sono coincisi, molti conflitti scaturiscono quando ci sono stati che non coincidono con la nazione o nazioni che non hanno lo Stato e lottano per averlo, e così via. Sia lo Stato sia la nazione però sono concetti che non sono né di destra né di sinistra, ma che mutano storicamente il loro significato. Il concetto di nazione, ad esempio, era centrale presso i giacobini. I giacobini si fondavano sull'idea di nazione. Difficile dire che fossero fascisti o di destra, se le parole hanno ancora un senso. Allo stesso modo, nel Risorgimento, il concetto di nazione ha svolto una valenza emancipativa. Era l'idea, in qualche misura, di
liberare i popoli, di, poi a seconda del risorgimento che vogliamo studiare e affrontare. Naturalmente nel Novecento abbiamo i nazionalismi, che sono invece un mutamento di segno dell'idea di nazione. I nazionalismi diventano allora regressivi, vettori di imperialismo, ma questo non vuol dire che la nazione in quanto tale sia patologicamente da congedare. Di più, il nazionalismo è la patologia dell'idea di nazione. Occorre combattere contro la patologia, ma non certo contro il corpo sano della nazione. Il paradosso del discorso globalista è che per combattere il nazionalismo mira a mettere in congedo l'idea di nazione, quando invece è dall'idea di nazione che occorre ripartire, e anche dall'idea di Stato, quindi dall'idea di Stato-nazione, come baluardo dei diritti e delle democrazie, come dicevo. Il Novecento, contrariamente alla retorica del pensiero unico dominante, quale viene diffuso nelle università, nei campus e nei licei, il Novecento non è stato solo il secolo degli orrori genocidari legati agli stati nazionali, è stato anche quello certamente, ed è giusto battersi perché non si ripeta mai più nella storia. Ma il Novecento è stato anche il secolo del lavoro e delle conquiste sociali, è stato il secolo del welfare state e di una classe sociale, il proletariato, che si è organizzata nei diritti e nelle conquiste nella cornice degli stati sovrani nazionali. Non conoscerete mai nel Novecento una forma di socialismo o addirittura di comunismo che non sia stato all'interno dello Stato sovrano nazionale. Pensate anche solo che a Cuba il motto di Fidel, di Che Guevara, era patria o muerte. Difficile liquidare ciò come fascismo, evidentemente. No? Il paradosso è che le sinistre fucsie hanno confuso la nazione con il nazionalismo e dicono di lottare contro il nazionalismo quando lottano contro la nazione, ma è la stessa internazionale finanziaria del capitale a lottare contro l'idea di nazione, fingendo di combattere il nazionalismo, perché la nazione è pur sempre il luogo del radicamento delle identità e delle culture, proprio come lo Stato può essere il luogo dell'amministrazione democratica di un popolo. Con buona pace delle anime belle del globalismo, non esisterà mai una democrazia globale, per il semplice fatto che non esisterà mai un demos globale, non esiste un popolo globale, esistono popoli al plurale, la cui varietà a mo' di mosaico ci restituisce l'immagine dell'unità della razza umana, che esiste nella sua unità insieme nei popoli concreti in cui si determina, e quindi possono esistere democrazie legate ai territori e ai popoli, ma mai un'idea di democrazia globale. Ecco perché è così importante, in sintesi, ho fatto questa piccola parentesi, valorizzare l'idea di nazione e di Stato in chiave emancipativa, democratica e socialista. Perfetto. Grazie. Sì, quindi, ecco, ribadendo, Vox è per una sovranità costituzionale, perché i potentati economici non hanno nessuna intenzione di applicare la Costituzione. Lo vediamo, ad esempio, il giudice proprio recentemente ha fatto riaprire a Facebook la pagina di un movimento politico, di qualunque possa essere, ha detto hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero, come prevede la nostra Costituzione. Se voi leggete il giornale di oggi, c'è stato un manager di una multinazionale che è stato condannato nella sua azienda a 16 suicidi, mobbing spinto, per controllo perpetuo, quindi in violazione della nostra Costituzione. C'è un articolo 2 che è meraviglioso: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Quindi noi purtroppo oggi la nostra Costituzione non viene applicata, è quello che è grave. Dobbiamo noi cittadini, perché dall'altro non ce la fanno, non ce la applicano, siamo noi cittadini che dobbiamo pretendere l'applicazione della Costituzione, come dichiarato in Costituzionale, lo ricordate, la famosa legge elettorale per Cellum, che è ancora in parte rimasta quel profilo di costituzionalità, dove ancora non riusciamo ad eleggere le persone direttamente, sono delle persone nominate ancora oggi. Quindi Vox si pone su questo, di aumentare la democrazia nel nostro paese in piena applicazione della Costituzione. Quindi questa nuova realtà politica che si pone attraverso i territori, quindi come diceva Beneficiano, nei circoli. Siamo partiti con i circoli provinciali, sta per nascere, la settimana prossima nasce quello della nostra provincia di Macerata, siamo pronti anche a Ferro dove abbiamo tanti iscritti, Tiziano di Ancona, quindi chi si vuole iscrivere ci fa solo che piacere, noi organizziamo convegni culturali, abbiamo avuto diversi incontri con il professor Galloni, l'economista, in
inviteremo tante altre persone comunque competenti, perché oggi c'è, ecco, questo distacco, questo preconcetto della tecnocrazia, cioè la scienza, la tecnocrazia, quindi anche l'economia, deve disgiungersi dalla democrazia. No, perché ce lo dice il professor Galloni, bisogna che la scienza economica deve interfacciarsi, se no è ovvio, non ci vuole certo uno della Bocconi per dirci che per la il debito pubblico mandiamo tutti a 80 anni in pensione. Invece la vera scienza che si interfaccia è vedere come intervenire per poter garantire quei principi costituzionali, ma anche per il vivere sociale. Perché anche tagliando la sanità non è che si tiene una situazione, perché comunque c'è un momento, diciamo, stressogeno nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni, dove la gente ormai non ne può più, non è possibile avere un problema sanitario e dover aspettare 1 o 2 anni per poter ottenere una visita, oppure andare dal privato, e chi non se lo può permettere deve attendere. Infatti è notizia di questi giorni che molte persone stanno rinunciando alle cure. Questo è in violazione della Costituzione. Quindi noi siamo qui per questo, per l'applicazione piena della Costituzione e per sradicare quelle radici disumane che vengono dal potentato economico che stanno cercando di strappare alla politica. Quindi gli unici che non lo possiamo perdere siamo noi, perché non possiamo più dare delega, ecco perché siamo qui come cittadini, con Diego, per crescere tutti insieme, anche perché i diritti nella storia sono stati sempre conquistati, non sono stati mai regalati, quindi lo sappiamo benissimo tutti. E quindi ecco, l'invito è a partecipare con noi, abbiamo una pagina Facebook, Twitter, abbiamo dei giovani che ci seguono i social, e Diego, ecco, che ormai è marchigiano anche lui, ormai siamo Devo dire qualche altra cosa lì eventualmente? Sì, sì. Scusate, mi inserisco, vi è passato davanti, lo prendo al volo per rafforzare un attimo. Adesso facciamo le domande. Per rafforzare un pochettino l'appello che ha fatto Alessandro, quello che noi vi invitiamo a fare tutti, perché se no non si esce, dopo lì ci sarà l'uomo col mitra, che chi non firma non esce. Non dovete necessariamente scrivere, quello che vi invitiamo affettuosamente e amichevolmente a fare è di trovare il modo di stare in contatto con noi attraverso i social. Attraverso, se volete lasciare una mail, attraverso le mailing list, perché vi giuro, io, Tiziano Tanari, piccolo e anziano imprenditore, ormai marchigiano, vi giuro che tutto quello che avete sentito fino ad oggi di politica, di economia e di stato sociale sono tutte delle bugie. Noi potremmo vivere oggi grazie alla tecnologia, grazie al nostro lavoro, grazie alla scienza che fa passi da gigante e che ha fatto in questo ultimo secolo passi incredibili, potremmo vivere tutti da re. Non è possibile che noi persone, chi ha la mia età, chi è nonno come me e avrà sicuramente un minimo di sensibilità, forse ancora più iper sviluppata, e quando vede una persona che dorme in mezzo a una strada, in una galleria in pieno centro di una città, in mezzo allo smog, gli ribolle il sangue, e soprattutto quando sa che questa persona potrebbe avere una pensione decentissima, un'assistenza decentissima e vivere con l'assoluta dignità. Allora io l'invito che vi faccio, rimanete in contatto con noi, tenetevi informati, che poi pian pianino vedrete che vi verrà quello spirito rivoluzionario, quel senso di direzione per dire: beh, adesso basta, raccontiamo ai nostri amici, ai nostri familiari come stanno le cose e smettiamo che questi barbari, che probabilmente credo che abbiano anche qualche disfunzione mentale, perché anche loro sono vittime di una vita forse troppo grande per loro, perché hanno dei modelli loro stessi di vita che non sono modelli appaganti. Potrei fare un esempio su tutti, Soros, che mi ha sconcertato un'intervista che ha fatto in una trasmissione americana, dove dicevano: ma lei, so che fa anche beneficenza, però va anche a speculare in borsa, qual è il Soros che abbiamo qui, il benefattore o lo speculatore? E lui ha risposto tutti e due: io quando posso faccio beneficenza e quando sono in borsa, gioco, speculo in borsa, devo vincere, devo fare profitto, non posso preoccuparmi delle ricadute sociali nelle persone. O dico: ragazzi, a me la cosa non mi ha sconcertato che un povero anziano come me, più vecchio di me, sia andato giù di testa, a me la cosa che mi ha fatto quasi... mi ha creato quasi un mancamento vedere la gente che lo applaudiva. Ci stanno manipolando il cervello. Allora stacchiamo un po' la televisione, non tutto, perché ogni tanto fanno qualche bella televisione, qualche bel film,
e poi andiamo un po' su internet, un po' sui social, un po' sul sito di Vox e un po' sul sito di Diego. E soprattutto voi tenetevi aggiornati, perché faremo in tutta Italia degli incontri come questi. Sarà bellissimo essere trovarci insieme, perché sentirete tante di quelle cose così belle, stimolanti, che vi aprirà un nuovo mondo. Il mio appello è soprattutto alle persone mature che trasmettono questo ai loro figli, e alle persone giovani, che vedo che finalmente ne abbiamo anche qui, che siano pilastri di questo, che maturino molto più in fretta di noi, che siamo dovuti praticamente crescere da soli, no? Oggi abbiamo qualche anziano che sta lavorando per voi, e qui tu non ci sei, ci siamo noi. E il futuro può essere meraviglioso, meraviglioso, o può essere un inferno, dipende dalla nostra voglia di partecipare e di essere protagonisti. E questo aspetto di partecipazione, di relazione con gli altri, questa unione con gli altri, questo afflato di comunità, perché la nazione è una comunità, vorrei che su questo Diego dicesse l'ultimo, dell'importanza della relazione, dell'importanza della comunità come soggetto quasi unico che si muove nell'interesse comune, l'importanza delle relazioni fra di noi, rispettiamoci, perché noi, se non lo sapete ve lo dico io, che come mia opinione, forte convinzione, dopo l'aria che respiriamo, un po' di mangiare, perché sennò caschiamo, 2 euro, speriamo presto 2 nuove lire in tasca, la cosa più importante per la nostra vita, che la può migliorare o peggiorare, è la nostra relazione con gli altri. Una buona relazione, la nostra vita scorre meravigliosamente, piena e ricca di stimoli. Una relazione sbagliata ci crea frustrazione, solitudine e isolamento. Oggi, grazie a voi, qui è entusiasmante, sono contento, con la Pasqua, non andiamo più a casa stasera. La parola a Diego. Grazie. Parlavi egregiamente, mi sovveniva alla mente un aspetto che può essere interessante evocare, cioè il fatto che il liberismo è l'unica religione che non conosca un rapporto con l'altro se non di tipo predatorio utilitaristico. Presso i cristiani si è soliti salutarsi come fratelli, cari fratelli. Presso i comunisti ci si salutava come cari compagni, presso i fascisti perfino ci si salutava come camerati, presso i liberisti non c'è una parola per salutarsi nella reciprocità. Stavo riflettendo su questo aspetto. Cari competitors, abbiamo fatto cari clienti. Una grande scoperta, grande Diego. Cari clienti. Non è una grande scoperta, è una piccola suggestione, perché il rapporto con l'altro è neutralizzato, o più precisamente il rapporto con l'altro che la religione liberista instaura è un rapporto puramente utilitaristico, centrato sul dout des. L'altro figura sempre solo come un medium per tornare a se stessi più potenti di quanto si fosse in partenza. Per questo il mito fondativo della modernità liberale è Robinson Crusoe. Robinson Crusoe è colui il quale instaura con Venerdì un rapporto puramente utilitaristico in cui l'altro è permanentemente assente, o meglio è utilizzato secondo una dialettica servo e signore, in cui Venerdì non ha pari dignità rispetto a Robinson, è semplicemente schiavizzato da Robinson in forme più o meno dirette, che nell'odierna società di mercato si ripropongono dietro il perfido velo di ipocrisia, come lo chiamava Gian Giacomo Rousseau, con il quale ci si rapporta apparentemente come clienti e consumatori, come prestatori di un servizio mediante il mercato, ma la dicotomia tra servi e signori sopravvive, come viene ripetuta costantemente dal nesso di tipo capitalistico che ci divide in debitori e creditori, salariati e non salariati, sfruttati e sfruttatori e così via. Questo è interessante perché mette capo a un'antropologia differente. Da questo punto di vista potremmo dire che l'antropologia liberista è un'antropologia programmaticamente individualistica, che parte dall'individuo e adesso puntualmente ritorna. La sua forma sociale è quella dell'aggregato atomico fra individui già formati che stanno insieme senza l'altro, in verità. Stanno insieme unicamente per il proprio tornaconto individuale. Il grande teorico della insocievole socievolezza della società liberista,
fu Adamo Smith nella Ricchezza delle Nazioni, 1776, quando tratteggiò l'idea di una società in cui essenzialmente ci si rapportava all'altro sul fondamento degli egoismi individuali. Mi rivolgo al birraio per avere la birra ed egli me la dà per avere il danaro. L'unica relazione diventa quella mercantile che forgia ogni altro tipo di rapporto nella società. Contro questa visione, che Hegel criticherà con la figura del sistema della dipendenza onnilaterale come sistema degli egoismi e dei bisogni, e che Kant aveva già criticato con l'idea della insocievole socievolezza, bisogna, a mio giudizio, ripartire direttamente dall'etica classica dei greci e particolarmente da Aristotele, il quale Aristotele nella Politica dà una definizione dell'uomo che è il fondamento da cui ripartire oggi. Per Aristotele l'uomo non è un individuo consumatore, ma è uno zoon politikon, cioè un animale politico, socievole e comunitario. Per inciso, il logo liberista oggi vuole distruggere insieme la politica per lasciare solo l'economia, la società per lasciare solo gli scambi mercantili e la comunità per lasciare solo rapporti di scambio fra individui ridefiniti come competitors e come consumatori. Ecco perché Aristotele è oggi un autore rivoluzionario da cui ripartire, perché ci svela come l'uomo è per sua essenza comunitario. Noi esistiamo nelle relazioni con le quali già da sempre siamo al mondo. Per questo nella Politica Aristotele parte da un concetto apparentemente poco politico, ma che in realtà è la base di ogni politica, che è il concetto di famiglia. La famiglia è la prova del fatto, contro le retoriche liberiste, Margaret Thatcher disse non esiste la società, esistono gli individui. Contro queste retoriche Aristotele ci mette in guardia, perché ci ricorda che ciascuno di noi nasce già all'interno di una comunità, è gettato in una comunità originaria, la famiglia, dove appunto struttura il proprio io a partire delle relazioni intersoggettive nelle quali è già proiettato dalla nascita. Ecco perché la polis è un'unione di più villaggi che a loro volta sono unioni di più famiglie, e l'uomo è un animale socievole, comunitario fin dall'origine. È per questo che l'odierno ordine del discorso liberista vuole rimuovere ogni figura della comunità, dalla famiglia allo Stato nazionale come comunità dei cittadini, per lasciare unicamente la figura consona al liberismo, che è quella del consumatore isolato, sradicato, che non ha patria, che non ha famiglia, che non ha radicamento, che è semplicemente astrattamente onnipotente, e concretamente la sua onnipotenza si estende quanto il suo valore di scambio. Ecco perché l'ordine liberista sta muovendo guerra alla famiglia, alla sfera del pubblico, che deve essere sostituita dal mercato onnipervasivo, e alla sfera dello Stato nazionale come ultimo fortilizio della comunità umana. Ecco perché è così importante, a mio giudizio, ripartire dall'idea di comunità. La comunità implica una relazione non immediatamente mercantile. Nell'idea della communitas risuona chiaramente l'idea del munus, che è il dono, cioè una forma altra rispetto a quello dello scambio centrato sul dotes. La comunità è quella figura a cui ci sentiamo appartenenti a prescindere dal legame mercantile, ma quasi tramite un vincolo donativo in forza del quale ci sentiamo legati alla nostra comunità da un senso di appartenenza che esula rispetto ai confini del dotes. In fondo è difficile ammettere che una madre si rapporti a un figlio secondo la logica del dotes. Che poi è anche un bisogno dell'individuo quello di sentirsi parte di una comunità, e da lì nascono spesso i suoi disagi, cioè la mancanza di non sentirsi in qualche modo amato, partecipe dagli altri. La famosa carenza di affetto infantile è foriera di grandi disarmonie della personalità. Infatti, pochi giorni addietro mi colpì la notizia di un imprenditore inglese di successo, forse avrete letto della notizia, il quale confessò candidamente di non avere amici e quindi di condurre una vita alla Robinson Crusoe, senza nemmeno venerdì probabilmente di turno, forse venerdì c'era, passava direttamente molto, dal sabato e quindi il paradosso è esattamente questo, di una società mercantile che annulla ogni relazione altra rispetto a quella del dotes libero scambista. Bisogna, a mio giudizio, ripartire da quelle relazioni sottratte a questo legame che valorizzino la dimensione comunitaria. Io nel mio lavoro ho utilizzato una formula di
ascendenza hegeliana, che è la seguente: bisogna rieticizzare la società. Rieticizzare la società non vuol dire, come pure potrebbe intendere il discorso comune, che ci vuole più morale. Quello può essere, ci voglia anche più morale, ma l'etica è un'altra cosa. L'etica è il rapporto dell'individuo con la comunità, dell'individuo con il popolo e con la sfera pubblica. Questa è la differenza fra la morale, che invece è una cosa della, è una questione della interiorità soggettiva, e invece l'etica è qualcosa che riguarda la vita pubblica, il rapporto dell'individuo con il demos, con il popolo di cui è parte, quindi con l'ethos di un popolo. Ecco, bisogna rivalorizzare i pilastri della vita etica: la famiglia, la dimensione del pubblico, quindi la scuola, il sindacato, la sanità pubblica, fino a culminare nello Stato come figura somma dell'etica pubblica. Lo Stato è, ed è per questo che occorre, non ci stancheremo di ribadirlo, insistere sulla sovranità nazionale, lo Stato è l'ultimo garante del primato della politica sull'economia, del primato dello Stato stesso sul mercato, e quindi è l'ultimo baluardo in grado di far sì che venga disciplinata la bestia selvatica del mercato. Lo Stato è quella figura che ci considera come città, ci ha considerati almeno prima che si esaurissero gli spazi della statualità nazionale sovrana, ci ha considerato come cittadini. Cosa voleva dire essere cittadini nell'ambito dello Stato sovrano nazionale italiano? Voleva dire che, quale che fosse la nostra posizione sociale, avevamo tutta una serie di diritti e di doveri che ci spettavano in quanto cittadini dello Stato sovrano nazionale. Il diritto all'istruzione, che tu fossi ricco o povero, era un diritto che ti era riconosciuto in quanto eri membro di una famiglia universale, come dice Hegel, che è quella dello Stato. Essenzialmente potremmo dire che se l'uomo viene al mondo nella famiglia, che è un'etica comunitaria, e se il mercato invece dissolve ogni etica e lascia solo individui consumatori e competitori, lo Stato recupera l'etica familiare solidale a un livello più alto, che è il rapporto tra individui che non sono semplicemente competitori, ma che si sentono membri di una famiglia e come tali vengono trattati dallo Stato. Ecco perché la cittadinanza implica il fatto che ci siano diritti e doveri che pertengono a ciascuno in quanto membro di quella comunità. Il capitale globalista ha dichiarato guerra alla cittadinanza, lo fa non tanto nel modo più evidente, cioè distruggere la cittadinanza dicendo che non esiste più. L'altro modo, più subdolo e larvato, è quello di dire che da domani sono tutti cittadini. Se viene meno la differenza fra chi è cittadino e chi non lo è, non si diventa in realtà tutti cittadini, ma nessuno lo è più, evidentemente, no? Come scriveva il vostro conterraneo Giacomo Leopardi nello Zibaldone: quando tutti divennero cittadini romani, Roma non ebbe più un sol cittadino. No? Questo è il punto fondamentale, e questa è la ratio dello ius soli. Non è quello di integrare i migranti facendoli diventare cittadini. Se così fosse, non avremmo nulla da eccepire rispetto allo ius soli. L'obiettivo però dello ius soli è quello di rendere i cittadini come migranti, cioè di sradicare il concetto di cittadinanza e, in sintesi, renderci tutti come migranti, privi di radicamento, privi di cittadinanza, pronti a essere sempre mobili nel piano liscio del mercato globale. I nostri giovani già vivono in questa maniera, no? La fuga dei cervelli, no? L'Erasmus Generation, che viene abituata a vivere nell'erranza planetaria, vissuta come una chance emancipativa. Ecco allora l'importanza del concetto di cittadinanza. Il concetto di cittadinanza è il fatto che si è appartenenti a una comunità. Ecco l'importanza del concetto di confine. Aristotele nella Politica insiste sul fatto che vi è polis, e noi potremmo dire vi è Stato, nella misura in cui c'è il confine. Oros, dice Aristotele, da cui l'orografia. L'oros, il confine, non è qualcosa che esclude, come vorrebbe l'ordine liberista per delegittimarlo. L'oros, il confine, è qualcosa che regolamenta. È ciò che fa sì che ci sia una regolamentazione tra le parti, di modo che una non vada a imporsi sull'altra, di modo che non si perdano le distinzioni, in modo che ci sia una differenza che non sia esclusione, ma che renda possibile il passaggio regolamentato. Per dirla con Kant, è importante avere confini e non barriere. La barriera è, potremmo dire, il confine che non può essere mai varcato, il muro invalicato. Il confine invece è la soglia che apre da una parte all'altra e che regolamenta il transito. Ecco perché abbiamo bisogno
di confini. La democrazia non può esistere senza confini, la politica non può esistere senza confini, la cittadinanza non può esistere senza confini. Ecco perché occorre rieticizzare la società, come dicevo, in tutte le sue figure. Lo Stato etico è quella suprema. Lo Stato etico, per inciso, non è lo Stato che manganella i cittadini. Lo Stato etico, in termini hegeliani, è quello che fa sì che ogni cittadino, in quanto membro della famiglia universale, abbia un suo pieno sviluppo delle potenzialità umane che ha in sé e si realizzi. Ecco perché, dicevo, occorre rieticizzare la società. Stato, sfera pubblica e poi la vita familiare, che è sotto assedio. Un mio precedente libro, che si chiamava Il nuovo ordine erotico, Elogio dell'amore e della famiglia, si chiudeva con il quadro di un artista bulgaro. Il quadro si chiama Il quarto stato, dove viene rappresentato il quarto stato nell'atto di sposarsi, no? Perché oggi sposarsi diventa un gesto rivoluzionario, come il quarto stato di Pellizza da Volpedo. Significa resistere alla individualizzazione atomistica della società, quella che, come disse Cosmopolitan, la Bibbia del turbocapitalismo sradicante, ci vuole tutti single, single è meglio, diceva, perché appunto il single è l'individuo sradicato, post-comunitario, è quello che non ha fissa dimora, non ha fissa famiglia e quindi è più facilmente mobile nel piano liscio del mercato globale. Ecco, occorre allora prendere coscienza con buona pace del discorso liberista che non, i legami non sono solo qualcosa che opprime e che incatena. Ci sono legami che opprimono e che incatenano e contro i quali è giusto combattere, ma vi sono invece legami che liberano e che emancipano: il legame familiare, il legame con il proprio ruolo etico e sociale e lavorativo nello Stato, il legame con la propria cittadinanza e con la propria comunità. Questi sono legami liberatori che vanno coltivati e non combattuti.